Gaetano Armao, docente di diritto amministrativo all'Università di Palermo. Parliamo di riforma delle province, ma come ha detto lei, non incentrando il discorso unicamente su una questione politica, ma parlando di una riforma seria che passi dalle funzioni, che passi anche dalla necessità di dare delle risorse finanziarie importanti alle province. Sì, l'iniziativa di oggi con i colleghi il professor Riccardo Ursi e il professor Roberto Di Maria, insieme al direttore del dipartimento, il professor Costantino, abbiamo Visconti, abbiamo in qualche modo illustrato le questioni concernenti il tema del rilancio del governo intermedio. Il governo intermedio è quell'entità che si pone tra il comune, la regione e lo Stato, che in questi anni purtroppo per scelte fatte prima a livello nazionale e poi a livello regionale ha portato alla sostanziale paralisi sostanziale dei nostri enti provinciali, con effetti disastrosi sulla viabilità, sulla scuola, sul contrasto al rischio idrogeologico, sul servizio agli alunni disabili e su tutto quello che è compito delle province. L'obiettivo è quello di rilanciare le province. Il nostro è un servizio culturale, ci limitiamo a fare delle proposte, e una di queste è quello di non fermarsi al sistema elettorale, perché il problema non è province con organi eletti con un sistema di secondo livello, di secondo grado, o province o liberi consorsi con personale politico eletto direttamente, sarebbe troppo poco che ci si fermasse a questo. Bisogna invece guardare alle funzioni, quindi alla riallocazione di funzioni che per esempio sono allocate a livello regionale, che possono utilmente essere spostate a livello provinciale, come il tema delle riserve naturali, il tema della formazione, il tema dei rifiuti, dell'acqua, tutte questioni che meglio possono essere gestite a livello territoriale omogeneo, qual è appunto quello provinciale. Secondo lei c'è la volontà da parte del nuovo governo regionale di andare in questa direzione? Non è mio compito oggi effettuare valutazioni. Io auspico che l'autonomia venga gestita, lo diceva anche il professor Di Maria, noi auspichiamo che l'autonomia venga gestita nel modo più responsabile e più consapevole e più valorizzante possibile. Se il nostro statuto all'articolo 15 ha riconosciuto i liberi consorzi come livelli di governo intermedi autonomi, è possibile dare con l'esercizio della potestà legislativa un compiuto assetto a questi enti, facendone degli organismi che svolgono funzioni in modo utile, proficuo per i nostri cittadini. Un buon livello intermedio di governo che funziona è una garanzia per tutti i nostri consociati.